graditi ospiti dell'isola di Ischia, benvenuti e grazie di essere con noi in questo percorso culturale che tende a presentare l'antologia poetica Ischia, un'isola d'amore, sponsorizzata dai prestigiosi alberghi Miramare Castello e Mare Blu, che ringraziamo per la squisita ospitalità. Sono presenti alla serata Bruno Mancini, motore di tutte queste iniziative, e le tre artiste autrici dei quadri che potete ammirare in questa sala, le cui immagini sono presenti nell'antologia, Daniela Baldassarri e Nunzia Zambardi. Possiamo chiudere inoltre dell'eccezionale partecipazione della nota cantante e attrice napoletana Lucia Cassini, che già da qualche minuto si sta realizzando con le sue performance e si presterà inoltre a leggere alcune delle poesie pubblicate nel volume che presentiamo e di cui, se permettete, vi parlo ancora per qualche minuto. Questo libro nasce dall'amore per la cultura che anima tutti gli artisti che vi hanno preso parte, i quali, oltre che coltivare le loro inclinazioni poetiche, pittoriche e fotografiche, hanno accettato di far parte di un progetto promozionale denominato La tua foto in copertina, che propone la diffusione di versi e immagini in abbinamento con promozioni pubblicitarie. Promuovere la cultura e fare da spalla la partecipazione di quanti abbiano un sogno, vedere pubblicate, lette le proprie poesie, racconti e romanzi. Questi sono gli obiettivi dei curatori di questa antologia. Ischia, un'isola d'amore, infatti, si inserisce nell'ambito di una collana di libri fai da te, aperta alla partecipazione di chiunque abbia amato o anche soltanto desideri amare la nostra splendida isola di Ischia e voglia finalmente vedere pubblicate le proprie opere. Tutti coloro che credono di avere questo spirito combattivo saranno benaggiati nel progetto ed avranno prima alcuni e via via tutti gli altri il loro spazio espressivo. Aggiungo inoltre che chi desiderasse acquistare una copia del libro lo può fare questa sera, contribuendo quindi a sostenere i nostri progetti. A questo scopo, parallelamente, viene lanciata una proposta a tutte le aziende, soprattutto gli alberghi del territorio: utilizzare le opere della collana che parlano, raffigurano la nostra isola come elemento promozionale della loro struttura, con la possibilità di personalizzare la copertina, ad esempio con una foto dell'azienda o della struttura alberghiera, ed inserirvi alcune pagine pubblicitarie, in modo da fornire uno strumento promozionale che rispetto ad anonimo calendario o catalogo sia provvisto di contenuti letterari, storici ed artistici. Sicuramente una nota raffinata che non sfuggirà ai loro clienti più esigenti. Invero, forse per la bontà del progetto e per l'amore per la cultura che contraddistingue i sensibili le anime degli isolani, sono già numerosi coloro che hanno appoggiato l'iniziativa: le aziende dell'intraprendente Valerio Biancardi, la cara amica Katia Massaro, Gaetano Colella. Una grande grazie va a Tele Ischia, grazie anche a Carmen Cuomo, a Mirna Mancini e a tutti i tecnici di TV Ischia. Sono molte decine i siti web sparsi nel mondo che in questo periodo hanno seguito le iniziative proposte. Armando Qua ha accettato in dono due diversi volumi e ne ha autografate le copie. Vogliamo chiudere la presentazione di questo evento di letture poetiche dedicandolo a colui che è stato il più grande sostenitore delle nostre proposte culturali, disinteressato e combattivo, Domenico Di Meglio. A lui va la paternità mediatica e il nostro più grande ringraziamento. Lucia Cassini, che avete già potuto ascoltare nella sua brillante esibizione di inizio serata, non ha certo bisogno di presentazione data la sua partecipazione ad un numero enorme di produzioni televisive, cinematografiche, teatrali e discografiche. Basti ricordare che ha lavorato con Walter Chiari, Carlo D'Apporto, Oreste Lionello, Gianfranco D'Angelo, Pietro De Vico, Anna Campori, Enrico Beruschi, Giacomo Rizzo e tantissimi altri. Molte le partecipazioni televisive e radiofoniche. È ancora una volta qui con noi per regalarci l'emozione della sua lettura di alcuni testi presenti nella nostra antologia. Grazie.